aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. È stata la famosa commedia musicale di Garimei e Giovannini a dare il via alla stagione teatrale 2010-2011 al Pirandello. L'appuntamento con uno dei classici del teatro italiano era molto atteso anche sul palcoscenico agrigentino, conquistando sin dalla sua prima ancora una volta il pubblico trascinato dal testo e dalle musiche, ed ancora dalla scenografia, la canonica, la piazza con il sagrato, l'arca, che si succedono in maniera continua grazie a due girevoli che danno vita ai cambi di scena. Se poi a tutto questo si aggiunge la spontaneità e la vitalità di Marisa Laurito nel ruolo di Consolazione e un sindaco crispino interpretato dal maestro Enzo Garinei, gli applausi a scena aperta sono garantiti. Ad indossare la tonaca di Don Silvestro, portandogli in dote la sua innata simpatia e comunicatività, l'attore e cantante Gianluca Guidi. Marco Simeoli invece nel ruolo dell'ingenuo e focoso Toto, Valentina Cenni in quelli degli innamorati panni di Clementina, mentre Tita Graziano interpreta Ortensia, la severa moglie del sindaco crispino, e Andrea Carli quelli dell'austero cardinale Consalvo. Parlato con Dio, che cosa c'è di strano? Io se fossi Dio gli telefonerei ogni giorno. Signora, la leggi per piacere, un guinzaglio. Va bene. Ammettiamo che ci sarà questo secondo diluvio universale. L'umanità tutta quanta scompare e noi, eccoci qui, ci salviamo sull'arca. Perché? Perché proprio noi? Su, avanti, risponda! Perché proprio noi? E perché no? Scusi, ma è una risposta idiota. E sulla possibilità di un secondo diluvio universale comunicato a Don Silvestro Gianluca Guidi da una telefonata del Padre Eterno, che si sviluppa l'intera storia, che vede coinvolti tutti con paesani increduli. Scongiurato il diluvio, nel gran finale si mangia e si brinda attorno ad una tavola circolare sulla quale scende una colomba bianca che va ad occupare un posto rimasto vuoto. È per lui che si aggiunge un posto a tavola. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Pirandello fino a domenica prossima, oggi alle 17, domani sera alle 20:30 e infine domenica nuovamente alle 5 del pomeriggio. Aggiungi un posto a tavola, una commedia veramente internazionale, visto che ha più di 50 interpretazioni dal Brasile all'Inghilterra e alla Russia. Sì, certo. È la commedia assolutamente, insieme forse a un altro spettacolo che si chiama Rugantino, forse è rappresentata di più in tutto il mondo. Ecco, Rugantino andò anche in Sud America e anche aggiunge un posto a tavola. In questo periodo addirittura c'è una richiesta da Bucarest per la Romania e da Budapest per l'Ungheria, e poi è sempre rappresentata a Barcellona, in Messico, a Madrid e in altre località del Sud America. È la commedia indubbiamente di Garinei e Giovannini più amata, più rappresentata, perché è una favola. E le favole si accettano sempre in qualsiasi momento, nei momenti brutti, come sta attraversando il nostro paese, non solo il nostro paese ma tutto il mondo, e nei momenti belli. Una stagione teatrale che apre con questa importante rappresentazione in cui c'è il maestro Garinei, in cui ce l'ha Laurito, ed è insomma uno dei punti veramente più alti che il teatro italiano oggi offre. Per una ottima rappresentazione teatrale, nonostante i tagli che abbiamo avuto, nonostante i tagli che ci sono stati, abbiamo ritenuto fondamentale non chiudere il Teatro Pirandello di Agrigento. Quindi abbiamo fatto sacrifici su altri versanti. Riteniamo che la cultura e il teatro non possano essere tagliati, perché riguardano il futuro di un popolo e di una terra. Abbiamo previsto agevolazioni nei confronti degli studenti e degli universitari, proprio per venire incontro soprattutto alle esigenze e alla voglia di cultura delle nuove generazioni, perché abbiano un rapporto fin dall'inizio forte con il teatro, perché nonostante le difficoltà una terra solamente dalla cultura può venire fuori e può guardare avanti.